Buongiorno a tutti da Michela Bagatella e dalla Web TV di Plein Air. Ci troviamo a Parma per la terza edizione del Salone del Camper, che da quest'anno diventa internazionale e punta sempre più in alto, con 45.000 metri di esposizione. La migliore produzione nazionale ed estera di camper, caravan, tende e accessori viene da quest'anno premiata da una giuria di esperti con gli award. Più premi per diverse tipologie e un vincitore assoluto extra categoria che per il 2012 è stato Wingham per la sua lunga carriera di innovazioni. Il salone apre oggi e durerà fino a domenica 16 settembre, mentre un folto pubblico dà già l'assalto ai botteghini. Per gli ospiti con mezzi abitabili, 300 piazzole attrezzate con allacci elettrici e camper service per soste prolungate. Per i visitatori comuni, parcheggi sempre più vasti, servizi speciali per le famiglie con aree apposite per bambini, zone dedicate agli amici a quattro zampe e un ricco programma di spettacoli musicali e animazioni varie. Il pubblico si affolla all'entrata per vedere in anteprima le novità della produzione. Noi ve le mostreremo in diretta. Aderente al gruppo SEA, McLuhis è un marchio generalista che opera in tutte le tipologie in direzione del grande pubblico. Ora aumenta il ventaglio delle proposte per le famiglie nelle diverse fasce di prezzo, a partire dagli entry level Glamis, in quattro modelli come il mansardato Glamis 40. Della fascia superiore MC4, il profilato 32, molto apprezzato in Francia, è un compatto da 599 cm con bagno trasversale in coda, comodo living e letto basculante sopra la cabina, ad azionamento elettrico. Evolve la gamma Top Tandy, il 637G, ha letti gemelli in coda, ampio garage, interni ricercati in tono chiaroscuro, ispirati ai motorhome Nevis. 22 i modelli della spagnola Benimar, in buona crescita sul mercato europeo per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Interessanti il profilato compatto Mileo 242 e il mansardato economico Sport 345 su Ford Transit, con enorme garage in coda, molto valido per tutti gli usi sportivi. In grande ripresa il marchio tedesco Knaus, che opera in tutte le tipologie con una tradizionale creatività. Sempre più affermati anche i camper puri, 5 modelli con isolamento super leggero Polytherm. Il 600MQ ha un bagno spazioso con finestra, piano cottura a tre fuochi e materassi a schiuma fredda a durezza variabile. Siamo nello stand della Helix Camper con il titolare Mario Zaro, l'azienda che con il Nivolé 505 che vedete qui alle mie spalle ha vinto uno degli award nella categoria dei camper puri. Grande sostenitore dei van polivalenti, tiene a listino minicamper su Trafic e allestimenti più completi su Master. Ai modelli di base si aggiunge ora lo Stelvio 555, omologato per 5 posti viaggio con 4 letti più 1. Ha bagno in coda, cucina a sinistra e panchetta posteriore a 3 posti trasformabile in letto matrimoniale. Tra gli accessoristi una curiosità senza precedenti, nello stand della Goldschmidt Italia di Padova, il meccanismo remora progettato per trainare un'auto. E per la prima giornata dal Salone del Camper di Parma 2012 chiudiamo qui. Ci vediamo ancora domani però con un altro appuntamento di Plein Air Web TV. E per tutti coloro che verranno a visitare il Salone, vi raccomandiamo di venire a trovarci allo stand di Plein Air. Ci trovate al padiglione numero 4.